Come va Nicola? Nicola! Perché mi hanno detto che tu ti chiami Nicola. Sì, sì. Cioè, non Nicoletta. No, Nicola. Come? Perché nonna aveva il figlio che si chiamava Nicola, poi è venuto a mancare, sono nata io. Ma si era accorta che era una donna, però? Cioè... Certamente. E però ti ha chiamato Nicola. Ma come Nico. Andrea, no? Sì, però Andrea, Nicola è proprio... Cioè, Nicola a me vengono in mente i baffi, cioè... non i tuoi, però... Cioè, Nicola... E da piccola a scuola ti prendevano in giro perché ti chiamavi come... Assolutamente no. A Venezia si chiama... Per esempio mi chiamavano Nini. No, Nini, ah, ok. C'era il diminutivo. Nina. Nina, bello. Nina è un classico. Perché anche mia figlia si chiama Nina. Non vorrei che l'avesse chiamata Nicola, mia moglie, io non me ne sono mai... Io ho un generatore di luoghi del mondo. Wow, che con questo bello. Pulsante sì, siamo connessi con un super mappamondo che ci potrebbe portare in qualunque destinazione del mondo. Io sono convinto che con tutti gli anni di carriera che tu hai fatto, ogni punto sulla mappa ha una storia che tu puoi raccontare. Beh, insomma... E il mondo è grande, lo so, ma anche la tua grande, carriera. È grande, ma anch'io. Ci proviamo? Certo, vai schiaccio. Col bottone, vai tu. Dove vedi? Il mondo gira alle nostre spalle e si ferma in Brasile, Salvador de Bahia. Sei mai stata? Sono stata, sì, perché ho lavorato moltissimo giù e ho anche comprato una casa a Bahia. A Bahia? Nel Pelourinho? Esatto, no. Bellissima, no. E purtroppo me ne sono dimenticata. Cioè, ti sei dimenticata di avere una casa là? Esatto. Vinicio De Moraes, sì. Un giorno mi fa, ma Nicoletta, se non vai a vivere lì ogni tanto, sì. Te la portano via. E infatti era passato il tempo e ti ha portato via casa. Come si fa a dimenticarsi di una casa? Cioè, E lavori, giri, fai cose, eccetera. Una casa qua. Una casa di qua, là. Una casa di là. Fantastico. Sai credo, chi... ma... No, sei mai più tornata? Sai chi ci abita adesso? No, no, adesso proprio. Non te ne frega. Ho lasciato perdere. Non te ne frega più niente. Perso una casa, se ne fa un'altra. Non è facilissimo guidare a Monte Carlo, no? Tutte stradine strette, piccoline, no? No, tu ti sei trovata... Guarda, meglio che Roma. Io a Roma ho lasciato il Mercedes buttato da una parte. In che senso? Allora, c'è un traffico spaventoso. Sì. Che viene da una parte, dall'altra. Ma tipo, non so, 40... Lungo Tevere, che è sempre bloccato. Bravo. Okay. Quella parte che si unisce in due, sì. No? Ed erano 40 minuti che stavo dentro questa cazzo di macchina. Sì. Ok, io mi sono stufata, ho spento e ho lasciato lì la macchina. Con la macchina in mezzo? Sì, 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 assolutamente. Veramente? E sono andata via. Ma aspetta, no, dimmi come finisce, perché ti giuro è una cosa che io nella mia mente, ma da persona debole, ho semplicemente sognato di fare tantissime volte nella vita, ma non ho mai avuto il coraggio. Ti costa, perché allora, immaginavo, il problema... Sì. Quanto? Se si fosse rotto... Rotta la macchina, sì. Era una cosa diversa. Okay. Io invece non ho mentito, ho detto mi sono rotta. Sì, come un giorno di ordinaria follia, lascia la macchina, esatto. Esce, okay. E ho pagato a sufficienza. Ma cosa hai pagato? La multa, il blocco del traffico, certo. Come se avessi bloccato una strada? Cosa hai... Sì, esatto. L'ingombro. Bravo. Va bene. Chiamiamolo ingombro.